Questo capitolo è uno dei più fighi degli argomenti della terza superiore, cioè devo proprio dirlo, è proprio una battaglia ideologica, una battaglia politica fantastica, ed è il capitolo del declino del papato, che potrebbe chiamarsi Incredibile battaglia tra Papa Supposta e Filippo IV il Bello. Andiamo a vedere con ordine, ma neanche troppo, perché insomma qua non c'è ordine, qua è anarchia, c'è l'anarchia. Vediamo un po' la situazione storica, prima di partire proprio con le cose belle. Allora, siamo nel 1294, anno in cui abdica Celestino V, che era un papa. Il primo papa ad aver abdicato e non l'ultimo, che forse era colui che per viltate fece il gran rifiuto, come lo chiamava Dante. Ci ricordiamo nei di Ignavi, Dante butta tutti quelli che non avevano preso una decisione, e c'era questa frase che ci sono diverse interpretazioni, forse Ponzio Pilato, forse chissà chi, potrebbe essere anche Celestino V. E infatti aveva retto per pochissimo, per 6 mesi, e dopo aveva deciso di abdicare. Le ragioni sono tante, probabilmente era per il fatto che aveva poca esperienza, c'erano troppe pressioni che lui non riusciva a sopportare, le famiglie romane che diventavano sempre più forti e davano sempre più pressioni, oppure anche le famiglie napoletane e soprattutto la monarchia francese. Io ci darei un'altra di queste ipotesi per cui ha abdicato, per la liquidazione, no? Per un po' di pensione, poverino, perché sennò i papi non se la godono mai, però insomma questo non viene di solito riportato nei libri di storia. A lui, come è noto, succedette l'unico papa che contò ancora qualcosa per il potere papale, ovvero Bonifacio VIII. Che però mi dovrete perdonare, ma in tutto questo tempo io lo chiamerò con un altro nome, il nome degli amici, o forse il nome mio, insomma, che è Papa Supposta, ritenuto l'inventore appunto delle supposte a giudicare del suo berretto. Non so se avete mai presente una foto, magari un ritratto di Bonifacio VIII, viene sempre rappresentato con un cappellone da papa enorme, cosa che lo fece chiamare Papa Supposta, quindi così lo chiameremo. Papa Supposta derivava da una famiglia nobile romana, quella dei Caetani, che abbiamo detto che è un motivo forse per cui anche Celestino V ha abdicato, oltre che per la liquidazione, è stato quello che c'erano troppe pressioni. Infatti c'erano i Caetani che facevano la guerra politica con un'altra famiglia molto importante, ovvero con i Colonna. E che c'erano proprio fazioni anche per diventare papa, non è che papa, ci diventavi così perché avevi tanta fede. Poi Papa Supposta sarà anche la causa dell'esilio di Dante. Dante lo spiaccica nell'inferno già nel 1300, senza aspettare neanche che poverino sia morto, perché non era ancora morto nel 1300, succedono tante altre cose dopo, però niente, va direttamente nell'inferno così, perché per Dante era già morto. Gli ispiratori di Bonifacio VIII, detto appunto Papa Supposta, erano Gregorio VII e Innocenzo III, quindi i due papi più importanti del Medioevo, insieme poi a quello che sarà lui, anche lui sarà un papa molto importante, molto riconosciuto. Quello di questo papa è stato l'ultimo tentativo di creare una teocrazia universale, che quindi si scontrava per forza di cose con invece l'ideale di monarchia universale francese, che volevano, anche loro avevano quasi la fiducia, insomma volevano avere la fiducia del papato, però effettivamente quella tedesca non contava più un tubo, e quindi la potenza egemone stava diventando la Francia. E dato che ci mancavano le colossali lotte tra papato e impero stile Gregorio VII, Bonifacio e Filippo propongono un nuovo torneo, un duello per l'esattezza. Quindi abbiamo Bonifacio da una parte, il Papa Supposta, e dall'altra parte il re di Francia, niente po' di meno di Filippo IV il Bello, cioè con uno che si chiama Papa Supposta e uno che si chiama il Bello, sicuramente non può che venire un torneo fantastico. Allora io lo proponei e proporrei di fare questo torneo, come effettivamente avvenne, perché la storia non è che un'invenzione. No, dai.
proporre di farla con come se fosse una partita a carte, no? Ognuno ha le sue carte, ha i suoi bonus, ha i suoi gettoni che deve che può utilizzare. Allora, vediamo qual è la posta in gioco, che cosa possiede uno, che cosa possiede l'altro. Allora, Papa Bonifacio possiede tre bolle, tre quindi documenti che può mandare che hanno un certo valore, possiede un giubileo e possiede un bonus, questa è la carta bonus, ovvero quella della scomunica, questa c'è sempre, deve esserci. Filippo IV il Bello invece dall'altra parte possiede le tasse, cioè può mettere tasse ai suoi sudditi, possiede gli stati generali, può emanare gli stati generali e può denunciare chi vuole, quindi tre cose, tre contro tre, insomma abbastanza pari, anche se in verità il Papa ce ne ha un po' di più perché effettivamente di carte bolla ne ha tre, però vediamo che cosa succede. Allora, abbiamo visto gli schieramenti, i gettoni utilizzati, casus belli, ovviamente casus belli non può che partire dai belli, no? Quindi da Filippo IV il Bello, che decide di imporre delle tasse anche ai prelati, quindi paf, butta la sua prima carta, quella delle tasse. Questo lo fece perché lui riteneva che la monarchia non dovesse essere inferiore al papato ed era convinto che se servivano soldi era lecito anche prenderli da i preti, che comunque erano stipendiati dalla chiesa e semplicemente avevano solo entrate, nessuna uscita. No, non va bene, e quindi pam, tasse. Questo è il caso sbello, beh, belli. Bello, Filippo. Andiamo a vedere il focus, quindi i tratti salienti. Proprio adesso c'è il Papa che deve gettare lui la sua carta. Vediamo proprio uno scambio di carte, un casino. Allora, focus. Il Papa, pam, butta la bolla Clericus Laicos nel 1296. Che viene ritenuta, cioè denuncia quello che Filippo aveva fatto, cioè gettare la carta tasse anche ai prelati, una cosa indegna. Però in questo momento Filippo scappa ad andare in bagno e quindi c'è una breve pausa, anche il Papa ha un po' sete, va a bere, quindi c'è una breve pausa per motivi personali. Soltanto che insomma Filippo IV il Bello ci sta tanto in bagno e intanto il Papa supposta è già pronto a gettare una nuova carta senza aspettare l'avversario, ovvero nel 1300 getta una carta importantissima, ovvero la carta giubileo. Viene indetto il primo giubileo della storia, che non si sapeva se era una carta potente o non potente perché nessuno l'aveva mai utilizzata. Il primo a farlo fu proprio Papa supposta e questo giubileo fu veramente un successo religioso e politico, cioè, ci furono 2 milioni di fedeli persino che arrivavano per questo giubileo, un casino, veramente un sacco di gente, era bellissimo, sembrava proprio ormai la vittoria in pugno al Papa, letteralmente. Anche se in realtà era un edificio senza fondamenta, era tutto un po' gonfiato, durò molto poco anche perché così tanta gente non si prese nessuna decisione, era semplicemente un party. E allora per questo un po' fallimento, anche se sembrava un gran successo, non si lascerà scoraggiare Filippo IV il Bello e getterà un'altra carta, ovvero la carta denuncia, infatti denuncerà un prelato. A questo punto il Papa si incacchia e visto che non gli era andata così benissimo la carta, quella del giubileo, ma quella della bolla gli era anche andata bene, infatti poverino Filippo IV il Bello è andato a farsi il bello in bagno, allora butta giù perfino due carte, due bolle, la bolla nel 1301 Asculta Fili, in cui diceva che il Papa era superiore all'imperatore, al re insomma, e la seconda bolla era la bolla Unam Sanctam nel 1302, dove riaffermava solennemente il principio per cui il Papa è superiore al re. Quindi il Papa vince e il re deve soltanto stare zitto, muto e ceto. Allora il re, che non vuole stare ceto, muto e ceto, cosa mi ha detto, sì, quella cosa là, allora butta giù un'altra carta, è l'ultima carta che gli è rimasta, ma questa sembra essere molto potente, anche se non era mai successo, un po' come il giubileo, ci prova, butta tutto, ovvero comunica per la prima volta nello Stato francese gli stati generali,
che sicuramente saranno famosi gli Stati Generali per la rivoluzione francese o per Giuseppe Conte, però questo viene fatto proprio per la prima volta, gli Stati Generali, ovvero una maxi riunione con tutti gli stati o ceti sociali presenti in Francia, ovvero il primo stato, ovvero il clero, il secondo stato, i nobili, il terzo stato, tutto il resto, il famoso 98% della rivoluzione francese che vedremo fra molto, 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 forse anche. Ecco. E quindi questi stati dovevano collaborare insieme, dovevano decidere la strada giusta da seguire. E guarda un po', tutti unanimemente quasi scelgono che la strada giusta da seguire è quella di Filippo IV il Bello, una grande vittoria. E allora anche il Papa, che anche lui sta per finire le carte davanti a questo successo, allora lancia il bonus, quello che era una volta la matta che prendeva su tutto, no? Ovvero si gioca il classico ultimo bonus, ovvero la scomunica. La scomunica, così lui pensa che i feudatari si ribellino, no? Certo, perché il Papa piace vincere facile, far così. Soltanto c'era un problema. Che i feudatari, se ci pensate, non ce ne sono più, non tanti. Bravo Mona al Papa, cioè, se ne fanno un beffo anche quelli che ci sono. Ci sono i comuni adesso, c'è l'autonomia, c'è anche in Francia un potere centrale. Dopo andremo a vedere la situazione francese, l'abbiamo già un po' vista. Comunque c'è questo in Francia e quindi anche questa ultima carta non ha nessun significato e allora il re pensa, Filippo IV Bello pensa di allearsi con un altro giocatore, degli altri, appunto, un altro gruppo di giocatori che non avevano partecipato, però che potevano essere utili perché anche loro erano stati sconfitti prima da il magnifico giocatore Bonifacio VIII, Papa supposta, ovvero avevano nominato in colonna, no? La famiglia contro i Caetani, la famiglia contro quella di Bonifacio VIII a Roma e questi colonna che fanno mentre Bonifacio VIII, poverino, stava scappando piangendo da questa terribile partita, lo sorprendono ad Anagni nel 1303. Lo fanno prigioniero, pensate, il Papa prigioniero per 3 giorni, ma non è che sarà la prigionia dorata come ci ricordiamo di Roberto il Guiscardo, no, ci sarà il famoso schiaffo di Anagni, cioè schiaffeggiano il Papa, cioè, infatti questa espressione lo schiaffo di Anagni è diventata celeberrima, è veramente anche utilizzata normalmente per dire che è una situazione oltraggiosa, cioè neanche l'umiliazione di Canossa. Quella è un'umiliazione che non deve subire per fare qualcosa. Lo schiaffo dell'Anagni è proprio il massimo dell'oltraggio, una figura importante. Il popolo riuscirà a liberarlo, ma dopo un mese muore e questo provoca la sconfitta papale definitiva. Niente, finito. Conclusione? Papa supposta perde, Filippo IV il Bello vince! Ecco, io di solito nel quaderno faccio un po' di fumetti così per come avevamo visto prima, cioè che avevamo fatto di Gregorio VII e Enrico IV, avevo fatto tantissimi fumetti dove si parlavano così. Loro no, non ho neanche fatto i fumetti perché tanto si odiavano che non si parlavano, cioè sarebbe un errore storico. Quindi questa è la conclusione. Epilogo, facile facile, non è neanche tanto lungo. Dopo il papa supposta, il nuovo papa Clemente V ha la paura di fare la stessa fine del predecessore e così sposta la sede papale da Roma ad Avignone, che sarà la capitale, insomma, del papato, invece che Roma, dal 1309 al 1377. Sarà un periodo lunghissimo, di decadenza, proprio per quello che io ho nominato il capitolo, decadenza del papato. Un periodo chiamato appunto cattività avignonese, in riferimento alla cattività babilonese che dovettero subire gli ebrei, cattività in senso quasi prigionia da captivus, è un po' un periodo veramente di degrado, di corruzione per la Chiesa, il periodo forse più tragico che dovette subire.